Viaggiano nel mare, pescano in modo indiscriminato pesci, fauna, avifauna marina e quindi anche le specie protette che popolano il nostro mare. Sono le reti da pesca abbandonate, pericolose trappole che fluttano in acqua, trascinando tutto quello che incontrano. Il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha stimato che 640.000 tonnellate di reti e altri attrezzi vengono dispersi in mare ogni anno. Oggi chiunque dovesse trovarne una nel Golfo di Cagliari potrà segnalarla e contribuire alla sua rimozione con Fishing for the Planet, l'iniziativa dell'associazione sportiva dilettantistica Blue Life Scuola Apnea Sardegna, sostenuta da Fondazione di Sardegna, dai comuni di Cagliari Quarto e dalla Regione Sardegna. È iniziata da qualche settimana e si svolgerà fino al 30 settembre prossimo. Il progetto prevede la raccolta delle segnalazioni. Una parte di esse è già rintracciabile sulla sezione del sito di Blue Life Experience, dedicato agli avvistamenti della rete fantasma, che verranno poi verificate dal team Blue Life e successivamente rimosse. La rimozione delle reti fantasma è un procedimento apparentemente semplice, ma in realtà non lo è. Servono diversi attori coinvolti e le loro competenze devono agire in maniera sinergica. Il primo passo sicuramente sono iniziative come questa, cioè segnalare dove sono effettivamente dispersi. Il mio auspicio è che partendo da quest'anno, che vede insieme i comuni di Cagliari di Quarto, poi si possa negli anni futuri allargare il raggio, coinvolgere anche i comuni circostanti dell'intero Golfo di Cagliari. Pensieri e preoccupazioni condivisi anche dal Comune di Cagliari che attraverso l'assessore all'ambiente Luisa Giua Marassi indica l'importanza di iniziative come questa che puntano alla protezione dell'ecosistema marino, una delle risorse ambientali e strategiche più cruciali per Cagliari.